Ciao Hiro, bentornato. Puntata numero 17. Può portare sfiga? Ma no, la superiamo così, Ciao dai. Iro, bentornato anche da parte mia. E quindi siamo qua, puntata 17. Inizia a far freddo, inizia ad arrivare l'inverno piano piano. Però dobbiamo portare avanti una cosa che avevamo promesso a tutti gli ascoltatori la scorsa volta, Sì, tra ovvero. l'altro podcast super acclamato, ti Sì, no, era molto abbiamo fatto un piaciuta. sacco di complimenti, anzi direi che ce lo meritiamo perché, anzi Assolutamente. dire che non ce l'aspettavamo non è vero, dai, la scorsa Lo puntata volevamo. abbiamo spaccato, abbiamo portato dei concetti in Italia che non esistevano. Investire in attività fisica dal punto di vista dell'investitore è sicuramente una novità, tra virgolette, in ambito informativo interessante, non ha mai parlato nessuno, noi l'abbiamo regalato, stiamo regalando comunque contenuti, ci fa piacere perché ci divertiamo, non è che ci paga qualcuno in buona sostanza, e siamo molto soddisfatti, quindi grazie a tutti. E questa puntata sarà proprio dedita a continuare la saga, quindi continueremo Si a parlare continua. della parte di investire in attività fisiche, ma lo approfondiremo, cioè parleremo di quel boost, di quell'upgrade, cioè abbiamo la nostra pizzeria per ricollegarci al vecchio podcast che sta andando bene, funziona, abbiamo applicato tutta la parte di marketing, abbiamo applicato tutta la parte per aumentare il valore del cliente e tenerlo a noi e quant'altro, sta andando bene. Però ora facciamo magari sempre l'esempio della pizzeria così, qual è il problema? Che non ho più coperti, perché poi quando arrivi a un momento di attività fisica non hai più coperti, quindi come la posso scalare? Magari in un primo momento aumentando un po' più il delivery, però Sì, ci può se stare. voglio aumentare il servizio, come la scalo? Ma Come allora, si può fare? se vai a prendere la questione del delivery, già lì, se ti sei differenziato Cioè perdi per... l'esperienza, perdi. Esatto, quindi per assurdo la tua società ti dà un prodotto, non più l'esperienza e il servizio. Corretto, Quindi, non è neanche più esclusivo, no, quindi. se vuoi lavorare in quel modo lì... Non, diciamo, lo fai, vai a basare tutto sui numeri e quindi essendo un prodotto sarà un qualcosa che cercherai di metterlo più in scala di Esatto, ripetizione, noi però cerchiamo sempre nulla di attività che che. diventano, che offrono l'esperienza, che diventano Se, uniche e esatto, standardizzate. siccome invece adesso parliamo di pizzeria e pizzeria comunque ti dà un servizio ristorativo, effettivamente, come avevamo detto la scorsa volta, vai a trovare un'idea differenziante, vai a trovare un servizio specifico per il tuo cliente, nel senso vai a trattare, dà un'esperienza molto unica per lui. Questa cosa la puoi standardizzare. Questo è E devi per essenziale, questo è forza essenziale. standardizzare questa cosa qui. Cosa significa? Nel momento in cui tu hai standardizzato una procedura che ti va a produrre una determinata tipologia di pizza, oppure anche tutta la catena, come avevo Sì, ti detto, crea un risultato, esatto, quando ti quello. arriva il cliente che lo accogli, stringi la mano, gli dai la focaccina, tutte queste cose qua. Queste proprio sono una serie di... sono processi, quindi furono tutta una Sì, procedura in magari hai fatto totale, anche un e po' viene di test su quello che standardizzata. Sì. funziona e dici ti tengo Questa qua è questo. perfetta, è replicabile da altre... Quindi vai a standardizzare tutto questo. A questo punto la puoi replicare con molta semplicità. Tra l'altro la standardizzazione, scusa se ti interrompo, ma mi viene in mente che è essenziale. Beh, noi l'abbiamo applicata a tutte le nostre imprese, ma per due motivi fondamentali, anzi mi verrebbe da dire per tre. Il primo è perché se in questo momento, magari nella fase iniziale, ti occupi, ma perché anche ti piace, quindi ci sta un pochettino della fase operativa, quando poi vai al momento di scaling, comunque la tua attività deve, se inizialmente è stata un po' interna, perché ha fatto magari sia l'investitore che l'operatore, deve necessariamente il focus concentrarsi su altri fattori, quindi sui numeri, sul marketing, e il fatto di standardizzare ti permette di delegare e quindi avere più tempo. E secondo punto, il fatto di standardizzare, creare delle procedure, ti permette anche di non dover assumere degli eroi, tra virgolette, quindi di far sì che la tua attività funzioni anche con delle persone mediamente intelligenti, ma neanche troppo, perché tanto se hanno una procedura per tutto, guarda McDonald's, non è che devi avere una laurea, poi molti che lavorano a McDonald's Ok, hanno una capita. laurea, però voglio dire, non è che devi per forza averla come requisito, No, perché lì è perché è tutto tutto procedura. standardizzato, cioè Esatto. l'hamburger deve essere 60 secondi, 60 secondi, il panino si deve girare ogni 33, è ogni 33 e Sì, quindi sì, è sì, sì. tutto standardizzato. Quello che manca a molti imprenditori italiani per fare lo scaling è che, ok, magari mi apro la seconda, la terza pizzeria e c'è il problema che poi devo Devi. ritrovare, devo duplicare un eroe che è bravissimo a far funzionare la mia attività perché funziona perché lui è bravo, non perché ho creato una procedura. E appunto Quindi. questa parte qua di procedura ti richiederà del tempo per farla, assolutamente sì, però
Però l'altro punto che non hai detto è che ti torna utile nel momento in cui o il tuo eroe sta andando via, che non per forza deve essere un eroe. Comunque, quando la Eh beh, perché manovalanza funziona. ci può stare, c'è lo scambio di È personale. normalissimo, Quindi, un'attività, se uno non è fa il che ti rimetti. cameriere ed è molto bravo, magari non lo Cioè, vuole fare per tutta la vita. esatto. E io, tipo, in passato, cos'è? Io arrivo dal mondo alberghiero. Diversi anni fa lavoravo come concierge tornante in albergo. E la cosa che mi colpiva era quando arrivava, anche quando ero arrivato io nuovo in questo albergo, quando arrivava un nuovo dipendente, in quanto lì il turnover era abbastanza Ah, ampio, si lavorava su certo. diversi turni, che diceva, ok, c'è il periodo di affiancamento, nel senso tu devi affiancare questa nuova persona perché gli spieghi Spieghi, com'è, certo. ok, ci può stare, ma se in quel periodo lì davi in mano a una persona un manuale con delle procedure standard che se lo doveva leggere tutto, io non è che stavo dietro a questa persona per 2 settimane, 3 settimane per fare tutto, e poi magari può capitare, non vedi determinate cose, ma andavi a stare dietro una sola settimana per revisionare il tutto. Quindi la parte di standardizzazione sulle Essenziale, procedure essenziale. è Non puoi scalare essenziale. per È standardizzare uno 30%. sfracellamento di maroni perché ci è capitato anche a noi, lo mettiamo, fa cadere un po' le palle in prima persona da fare, però è essenziale per arrivare al passo E successivo. questo è proprio il punto più importante, cioè potremmo fare 1000 podcast di diversi punti in cui in ogni podcast elenchiamo un punto, poi chiaramente in questo lo andiamo a riassumere, però il punto più essenziale è quello delle procedure, cioè non puoi pensare di scalare, ma neanche di avere un'azienda che funziona senza avere delle procedure. Noi ora l'abbiamo messo nel podcast di scalare perché comunque è immediatamente il passaggio prima che devi fare per iniziare a scalare. Ma in realtà anche per gli imprenditori che non vogliono scalare perché non gli interessa, non c'hanno voglia, hanno ambizioni magari un po' più piccole, sono e si sentono arrivati, ma ci sta benissimo, se uno è contento è perfetto, però devi lo stesso creare delle procedure anche se non vuoi scalare perché proteggi il tuo business da, come dicevi, da chi se ne va, proteggi il tuo business da, ma magari uno non se ne va ma si ammala, va in maternità, cosa fai? Ti rimetti da zero, devi perdere tempo, magari vuoi stare con la tua famiglia invece di fare tu, imprenditore, 5-10 giorni, 20 giorni, mesi di affiancamento. No, invece se procedurizzi puoi insegnarlo a chiunque in meno tempo, può essere subito operativo, non ha bisogno di affiancamento, Sì, risparmi soldi perché il tempo è denaro. assolutamente, è una cosa stupida, che mi è anche capitata con altre società che abbiamo avuto anche in passato, magari una procedura che avevamo fatto agli inizi così, La ok, riusi, è la ricopiata, riusi. riutilizzata, data ad altre persone, altri collaboratori, arriva il momento che magari tocca a te a farla. Quindi mi è capitato che dovevo rifare questa procedura, non me la ricordavo. Non è che vado a disturbare un altro collaboratore che deve lavorare su un altro progetto, no, Apro e ritiro fuori, fai, e esatto, tiro fuori la manuale. procedura e torno. Anche perché Quindi. io ascoltavo qualche tempo fa qualcuno che diceva una frase che secondo me è essenziale, importantissima, e che potremmo finire quasi il podcast con questo, che in realtà l'azienda non è nient'altro che, cioè il valore dell'azienda non è nient'altro che un insieme delle procedure. Punto. Vuol dire che se tu in questo momento stai fatturando troppo poco è perché c'è un problema in una o in più anelli delle tue procedure aziendali che non sta performando. E creare delle procedure ti permette anche di tenere monitorati tutti gli andamenti e quindi di standardizzare con delle KPI, cioè dei key performance indicator, o meglio dei numeri Sì, Di successo i vari fattori, cioè indici di so performance. quanto converte questo cameriere, so quanto. Se tu non hai pro delle procedure non lo puoi fare e quindi non avendo un'azienda standardizzata non la puoi replicare e questo è essenziale. Quindi io direi ancora prima, se tu non hai in questo momento delle procedure, se la tua azienda fisica non ha delle procedure non hai un'azienda probabilmente. Sei tu che se Sei sei un libero bravissimo, sono i professionista, tuoi dipendenti che sono esatto. bravissimi, ma se ne vanno l'azienda non c'è più. Quindi Esatto, è vero, vero. anche per difendersi sono essenziali. Quindi abbiamo appesantito proprio questa questione sul riuscire a fare procedure vincenti e semplici da dare a terze persone. Perché? Perché questa cosa deve essere replicata da quanto maggior numero di persone, ma non nella tua pizzeria, se teniamo sempre l'esempio solito che abbiamo fatto, non nella pizzeria che abbiamo creato nello scorso podcast, ma partendo con l'idea di fare un franchising, Eh sì. ovvero creare una serie di catene dove, ovvero una serie di catene, una catena con diversi punti, nel quale questa procedura e altre procedure vengano replicate da più persone. L'esempio Esatto. classico, come hai detto te, McDonald's Ma così, la precedentemente. procedura, potremmo considerarla, mi è venuta sta visione così. Cioè, proprio come un seme, cioè tu crei
E quando la procedura lo racchiudi tutto in una sorta, in un seme, in un libro, che quando metti in un altro edificio, se è organizzata bene, cioè inizia a sbocciare e si crea, cioè si replica proprio completamente. Se no devi rimetterti da capo, rifare Molto tutto. poetico come cosa. Capito? Emozionale. Cioè devi rifare tutto il percorso da capo, tu imprenditore. Ci hai messo magari 3 anni ad avviare quell'attività. Cioè, sei pazzo se ti devi mettere da zero a riprendere tutto, a riformarti da capo, è follia. Mentre con le procedure puoi immediatamente metterci un decimo del tempo, un quinto del tempo, insegnarlo a qualcun altro, vendere la tua parte di procedure a qualcuno che vuole investire su una nuova attività. Se tu non hai gli importi, non ti Esatto, interessa farlo. perché proprio questo qua l'hai detto perfetto, in quanto per creare un franchising, ok, hai le procedure, devi avere la tua idea differenziante, perché se no la catena poi Ma chiaro, non chiaro, beh. va avanti, cioè non puoi avere il seguito continuativo per il La futuro, tua attività però. non può essere arrivata al successo perché è in un posto in cui non ci sono pizzerie, cioè tu non puoi aver avuto successo con una pizzeria Ecco, perché l'hai esatto. aperta in un posto dove a 10 km da te non c'è nessuna pizzeria, perché sennò poi apri a Milano e non lavori. Devi aver avuto successo in un mercato in Già cui hai già competitivo. testato la concorrenza, l'hai già scalata, l'hai vinta con la tua attività differenziata, con tutto quello che abbiamo detto nel podcast prima. E tu, imprenditore e investitore, nel momento in cui crei un franchising, ok, hai nuovi punti che ti mandano del cash flow. Però l'altra cosa che hai detto interessante è che proprio stai vendendo la tua conoscenza, la tua Così. serie di procedure a terzi. Infatti, quando vedi che si sta aprendo cioè il core business del McDonald's non è il guadagno che fai sul panino, ma tutta la parte di franchising che c'è La dietro. franchising, Cioè, il fattore del... locazione, tutte Esatto, queste cose tutto, qui. tutto. Quindi, l'altro punto essenziale è vai oltre al singolo prodotto barra servizio, in questo caso, che vai a offrire. Quindi non è tanto avere uno store in più, ok, sì che ti manda un flusso di cassa maggiore, però quello che stai facendo è proprio la vendita delle tue conoscenze. Mi viene in mente proprio su questo un esempio da un marketer americano, anche qua non faccio nomi né niente, però se siete finiti in un suo funnel di Ah, certo avete spettacolo, guarda, io ho comprato, già capito, bellissimo, sì, bellissimo, io ero entrato, bellissimo. do degli indizi, io ero entrato per avere un libro gratis pagando solo le No, spedizioni, sono uscito sì, con 130 dollari uno di dei lanci spesa. più belli che ho visto. Tra l'altro, Sì. ultimamente stavo facendo un altro, No, meraviglioso, bravo, veramente. bravo. Poi, E martello, pazzesco. in uno dei suoi casi studio c'era questo signore che aveva una bancarella di hot dog a New York, che lui ha iniziato a creare un infoprodotto su questo, tipo come fare Me lo l'hot ricordo, dog pazzesco, no, questa perfetto, potrebbe essere una case sì, bellissima, history eccezionale da come raccontare. fare l'hot dog Sì, era perfetto partito dal e contrario. esatto, quindi hai un'azienda fisica, diciamo, hai un hot dog, però è generalizzata come cosa. Lui ha migliorato questa cosa, ha fatto l'hot dog perfetto, quindi è diventato quasi uno street food gourmet. Ha fatto un infoprodotto su questo, Sì, quindi ha spiegato ad che altre persone e ha esatto, venduto questo infoprodotto. Ora non ricordo se ha Ah, fatto giusto. 20.000 o 45.000 Sì, dollari tanto con la venduti a vendita. 27 euro, Sì, una roba 37 bassa. euro. E poi da quello, cos'è che hai fatto? Ha trovato delle persone che. Lui è, No, no, cioè, bellissimo, se io ti bellissimo. sto vendendo l'infoprodotto, sta a significare che tu inconsciamente sai già il mio modo di fare, sei Esatto. già pronto per lavorare per me. È Quindi così, ha fatto si è poi creato prima il pubblico. ha fatto poi tutto il giro di assunzioni e ha aperto tutte le varie catene di Sì, franchising con sto lui ha baracchino scalato di. così, ha scalato un Cioè, business online stupendo, offline. stupendo come Ah, me cosa. lo ricordo. E questo ha fatto praticamente, ha iniziato nel mezzo, cioè di solito si crea un'attività fisica, si comprende cosa funziona, si inizia a creare un manuale di procedure, poi si vende attraverso un franchising, o comunque non è detto che bisogna per forza fare un franchising, ma si può decidere anche con i propri capitali, con altri investitori, di aprire personalmente più punti. Comunque ci sono delle catene che funzionano in questo modo per scelta, ci sta. È diverso, cambia completamente il business, non è più un business numerico e di scala, ma è un business in cui apri più punti per massimizzare, sicuramente interessantissimo. E lui è partito dal mezzo, è partito creando prima il manuale di procedure perché aveva già Stupendo, l'expertise e da quello ha creato il franchising, quindi lui è partito già in mezzo, dire che non ha neanche messo l'investimento iniziale di 50-100 mila euro per aprire l'attività, lui è partito, ha creato il manuale, funziona, la gente guadagna più soldi, ora... Vendo l'expertise che ho già venduta, mi prendo le persone e inizio ad aprire più punti. E parti in mezzo con quanto avrà speso? 1000 euro, 500 euro, Ma infatti. l'advertising, e poi si è creato un impero. Anche esistere bellissimo. Tra Sì, l'altro sulla piazza di New York, che comunque è una piazza molto competitiva, cioè no, la case history quindi. me la ricordo, mi aveva assolutamente impressionato. Ed è stata quella che mi ha fatto poi comprare tutto il resto, cioè ad ogni passo del Pazzesco, funnel poi io compravo, pazzesco. dicevo sì, voglio l'upsell Pazzesco. perché Eh no, ci sono mi delle case ricordavo questa, è history bellissima. interessantissime. Tra l'altro mi ricollego a un punto che ho detto che è molto interessante perché
cambia completamente il business model, i margini e anche il lavoro dell'investitore imprenditore. Cioè si può scalare in due modalità, abbiamo detto, possiamo scalare o con attività di franchising, in quel momento diventa veramente lavoro puramente più matematico e marketing, nel senso che quando avvii un franchising il tuo core business diventa guardare soltanto i KPI dei vari punti e ottimizzare a livello marketing per avere più clienti che vanno in quei punti, lavorare sul brand, far sì che automaticamente le persone riconoscano il brand e vanno per strada, cioè cambia completamente. Mentre se allarghi magari il tuo punto vendita, la tua pizzeria, ne fai due o tre, riesci a mantenere un approccio diverso e quindi magari nonostante devi comunque guardare i numeri, la parte marketing, riesci probabilmente a lavorare ancora un po' più sull'esperienza, Assolutamente. perché quella è la catena di Giovanni, per dire, che magari Giovanni non si vede mai, ma rimane perché ogni tanto torna, e lì ci sta se uno vuole allargarsi, scalare in maniera un po' più caseareccia. Io conosco chi ha diverse catene, No, diversi è centri vero. estetici, non ha fatto un franchising per scelta, anche perché quando fai un franchising, poi devi assolutamente essere convinto e certo che il tuo business cambia completamente e quindi non è più la pizzeria ma diventa un business matematico, perché dovrai dare molto spesso anche in mano, quando diventa un franchise molto grande, a persone che possono rovinare, tra virgolette, il tuo brand, che non possono starti È simpatiche, vero. e quindi devi staccarti completamente dall'attività, perché se ti sta a cuore poi dici a questo sì, questo no, devi guardare solo i soldi, solo i numeri. Diventa un'altra attività bellissima, è comunque un'attività finanziaria probabilmente, però se magari l'hai avviata, ti appassiona, si può scegliere anche di Torna con scalarla la e catena. rimanere proprietario comunque come investitore. E poi ci stavo ragionando perché, come abbiamo già detto anche nel podcast precedente, noi stiamo avviando alcune attività, stiamo ragionando su delle attività fiche che apriamo nel 2019, e qui sto dicendo, cavolo, bello il franchising, magari guadagni più soldi. Però io ho già le mie rendite, i miei guadagni, io lo farei quasi l'attività anche un po' per passione, perché mi piace. Quindi non so se andrei nello scale di un franchising, ma di aprire più punti vendita, che ci sto ragionando. Allora, l'esempio che avevo fatto delle due pizzerie, quella là che ti dava l'esperienza e quell'altro dei 400 impasti, anche loro sono catene. Quindi che danno tutto standardizzato, hanno diversi punti vendita, però non fanno... questo qua è vero, non hanno una vera e propria attività di franchising, sono delle vere e proprie catene dove noti non un controllo, come dire, un'attenzione verso il cliente nettamente maggiore rispetto a un franchising Un classico. franchising puro, più di Se, scala, perché poi c'è se, anche il franchising industriale, il franchising un po' più casereccio, cioè dipende e, 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 sì, a che livello si e ti capisco vuole perfettamente su questa cosa qua. Infatti, anche a me piace molto di più avere la cura sull'utente, quindi riuscire un attimo a migliorare la sua esperienza che ha avuto con me o con un altro store nella catena. Rispetto a lavorare in pura scala su Sicuramente una via di mezzo potrebbe essere più interessante. Cambia il gioco, cioè uno deve capire se vuole subito partire a livello finanziario, quindi farlo diventare un'attività finanziaria o aumentarlo. Interessantissimo, questo è quasi poetico anche qui, Vero. come. Comunque, adesso possiamo andare in chiusura, questo qua è molto più Quindi corto. procedurizzate, Sì, fate le ma procedure in buona molto più sostanza. corto come podcast, perché nell'altro serviva un po' per introdurre il tutto, questo qua più veloce. Se questo podcast ti è stato interesse, mi raccomando, vado a condividere anche con amici, persone che conosci che possono essere su Magari questo hanno ambiente. un'attività, stanno iniziando, ma non sanno come scalarla, come passare di Esatto. livello. Chiaramente poi è stato, insomma, è un'introduzione che possiamo approfondire in maniera No, estrema. no. E tu Chiaro. invece, amico che stai ascoltando per la prima volta questo podcast, ti ricordo di iscriverti alla community www.investiro.it che trovi il link qua sotto. E magari ci stai ascoltando, è la prima volta, ci ascolti da più tempo e hai qualche idea in ambito imprenditoriale che può fare la differenza, ti invitiamo ad iscriverci qua in privato sulla pagina in quanto magari si trovano dei punti di accordo, ovvero abbiamo dei punti in comune e possiamo portare avanti un progetto imprenditoriale e investimento insieme. Sì, stiamo avviando delle cosette, ma magari, insomma, magari Allora, ci troviamo. perché nel corso degli anni abbiamo imparato ad allontanarci dalla logica italiana dell'artigiano e muoverci sempre di più sull'ambito appunto investitori e Chiaro. imprenditori, dove il problema de dell'italiano medio qual è che è?
Non ne parlo con nessuno del mio progetto, se no me lo fotte. E poi rimane nel E poi, cassetto esatto, senza e fumo. non lo sviluppa mai. Abbiamo, cioè, proprio in questi ultimi anni abbiamo imparato questa piccola cosa, ovvero di condividere quello che avevamo in mente. Abbiamo trovato così anche diversi collaboratori, diverse idee da poter sviluppare e insieme siamo riusciti a portare avanti diverse cose. Quindi invito anche te a scrivere a noi in privato se ti va qualcosina dei tuoi progetti, in quanto possiamo vedere se possiamo esserti d'aiuto per lo sviluppo del tuo Sì, sogno. con piacere. Quindi, Hiro, al prossimo podcast. Yeah, ciao Iro! Ciao!